definitivo, che a questo momento è già in gazzetta ufficiale, nella edizione straordinaria dell'8 marzo 20, la gazzetta ufficiale che appunto contiene il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 6/2020, quello famoso ormai in queste ore, giustamente, non si può non parlare d'altro, contiene appunto le misure sia sulla zona cosiddetta rossa, in realtà come ha detto il Presidente del Consiglio non è più da considerare zona rossa, ma la zona diciamo ad alto rischio, chiamiamola in questo modo, che è la Regione Lombardia e le altre province del centro-nord, ma anche delle Marche, e appunto il decreto, dopo essere stato pubblicato in anteprima, anche qui l'ho commentato, è la prima volta che mi è capitato di trovare pubblicato in anteprima sull'home page del governo il decreto, visto che la Gazzetta Ufficiale ovviamente ha i tempi tecnici di impaginazione ed elaborazione, poi è arrivata sia nella versione che vedete, quella diciamo simil cartacea, sia nella versione online, quindi è ufficialmente pubblicato ad ogni effetto. Dicevo, in queste ore, una delle norme che avevo sottolineato nel precedente commento era in fondo quella norma che faceva salve e che non era esplicitamente contemplata nei precedenti DPCM, che faceva salvo il potere di ordinanza delle regioni, potere di ordinanza già fatto salvo dal decreto legge 6 del 2020 all'articolo 3,2. Questa cosa l'avevo segnalata per evidenziare come non ci fosse riferimento alle amministrazioni comunali, ma pensavo fosse più una cautela, diciamo un approfondimento. Mentre stiamo assistendo in queste ore, probabilmente frutto dell'accordo, sapete che nell'ambito dei principi di collaborazione istituzionale, laddove i provvedimenti riguardano materie di competenza concorrente, lo Stato deve adottare i provvedimenti in accordo, se possibile in conferenza, o altrimenti sentite le regioni. Questa notte c'è stata la consultazione ed è probabilmente in quell'ambito che sono uscite, impropriamente, inopportunamente, come ha segnalato il Presidente del Consiglio, bozze non realistiche e non vere che hanno creato allarme, poi vedremo le conseguenze. Dicevo, questo riferimento l'avevo segnalato, l'avevo sottolineato, però ecco, non mi rendevo bene conto quale poteva essere l'effetto. Invece ce ne rendiamo conto perché stanno uscendo le ordinanze delle varie regioni, ad esempio Regione Molise, ordinanza del Presidente della Giunta regionale numero 3 dell'8 marzo 2020, ulteriori misure per il contrasto in attuazione del DPCM. Quindi, vista la competenza regionale dell'articolo 3, da 2, 3 della legge sul Servizio Sanitario Nazionale, vista la delibera del Consiglio dei Ministri, il decreto legge 6 e il DPCM 8 marzo del 2020, quindi proprio immediatamente dopo questo DPCM, ecco l'elemento importante. Questa misura di urgenza deriva da quella che è la polemica del giorno, rilevato che gli organi di stampa hanno segnalato nelle ultime ore esodi verso le regioni meridionali d'Italia da parte di cittadini interessati dalle su indicate misure restrittive. Che cosa sta emergendo? Sta emergendo appunto che abbiamo visto i video su YouTube, chi non li ha visti ovviamente può dare un'occhiata. L'assalto alle stazioni e qual è il problema? Il problema è che se vengono dalle zone rosse è statisticamente probabile che una fetta di queste persone possa essere infetta. In questo si realizzerebbe un paradosso, cioè quello delle zone al momento tutelate, al momento non gravate significativamente da questa tematica, che risulterebbero appunto poter infettare questi territori. Maurizio mi chiede a che ora è stato pubblicato. Non lo so, ma non ha grande rilevanza. Diciamo che possiamo dire che alle 11, dopo il comunicato stampa del Presidente del Consiglio, diciamo tutte le ordinanze adottate, i provvedimenti adottati da quell'ora hanno
hanno un titolo di legittimazione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non ha una funzione costitutiva, non determina la produzione degli effetti del provvedimento, semmai è nell'eventuale ipotesi di contestazione di un 650 del codice penale, che ovviamente la mancata pubblicazione in Gazzetta potrebbe essere opposta. Ma se dovete adottare dei provvedimenti, andate ad adottarli, non è ora il momento di valutare, diciamo, gli elementi di orario. Diciamo che intorno alle 11 c'è stato il comunicato, anche prima, il comunicato del Presidente del Consiglio dei Ministri, poi è stato pubblicato sul sito del governo e un'oretta fa, mi sembra, verso le 1, in Gazzetta Ufficiale elettronica e prima ancora l'altra versione cartacea. Non so se sentite, se qualcuno mi dice che non sente, ma io dovrei avere tutto confermato, se mi date conferma. Allora, tornando a noi, scusatemi, ma ovviamente in questi momenti caotici non riesco a preparare bene il materiale. Regione Molise ha adottato immediatamente dopo, in queste ore, l'ordinanza con la quale, in considerazione del DPCM, in considerazione di questo fatto, questo è l'elemento di fatto da cui scaturisce questa esigenza. Considerato che l'ingresso e la permanenza nel territorio di un elevato numero di persone potenzialmente a rischio accrescono in modo esponenziale la salute dell'intera popolazione e quindi considerato l'evolversi della situazione, che ovviamente ormai ha abbracciato tutte le regioni, si adotta questa ordinanza, quindi un'ordinanza urgente, regionale, con la quale, attenzione, molto forte, tutti gli individui che hanno soggiornato negli ultimi 14 giorni nella regione Lombardia, nelle province di Modena, Parma, Piacenza, quindi in quei territori, anche prima dell'entrata in vigore del DPCM, quindi non sono soltanto le persone fuggite stanotte, quindi che nei 14 giorni scorsi si trovavano in questi territori, una volta giunti nel territorio del Molise, hanno questi obblighi: comunicare entro 2 ore al servizio sanitario il loro arrivo, osservare i 14 giorni di quarantena volontaria, chiamiamola così, scusate, ora uso in questo caso quarantena obbligatoria, in realtà, mantenendola appunto per 14 giorni, osservando il divieto di spostamenti e viaggi, quindi è un divieto ulteriore rispetto a quello del DPCM, e rimanere raggiungibile per ogni attività di sorveglianza. Ovviamente informare in caso di presenza di sintomi. L'ordinanza poi impone ai gestori di trasporto, Trenitalia, quindi tutti questi soggetti. Ora, il problema che nasce è che, da quello che si sente dalla stampa, dalle dichiarazioni, molti di questi soggetti sono partiti senza biglietto, quindi anche senza identificazione da parte dei gestori dei servizi di trasporto. Ma laddove i gestori l'abbiano identificati, devono comunicare i nominativi all'autorità sanitaria, quindi questa è una norma di legittimazione, ne parlo anche ai fini del GDPR, della privacy, stiamo parlando del trasferimento di dati sensibili fondati su questa ordinanza. E articolo 3, anche questo molto importante, si raccomanda a chiunque ne abbia conoscenza di fare segnalazione per email sulla presenza di soggetti che fossero venuti da fuori. Quindi è un invito alla, fra virgolette, mi si passi il termine, delazione, chiamiamola whistleblowing. Quindi se ti arriva il parente in famiglia, segnalo all'autorità sanitaria per l'attivazione della quarantena obbligatoria anche a tua tutela. Questo è molto importante, quindi va vissuto, è un momento ovviamente tragico e importante della nostra realtà e quindi l'invito è a seguire scrupolosamente queste indicazioni. L'articolo 4 è demandato ai sindaci. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del DPCM, ricordo l'articolo 4 del DPCM prevede il monitoraggio delle misure attraverso il coordinamento del prefetto e anche attraverso la polizia locale, che in questi giorni sta svolgendo un ruolo fondamentale, quindi fra le varie vari soggetti che vanno ringraziati e vanno elogiati per soprattutto per quello che faranno, non solo per quello che hanno fatto, ci sono le varie polizie locali, l'attuazione quindi non solo del DPCM ma anche di questa ordinanza regionale che è immediatamente esecutiva fino al 3 aprile 2020. Quindi fino al 3 aprile 2020 chiunque entri in Molise
ha questi obblighi alla quarantena obbligatoria. Questo potrebbe significare, diciamo dal punto di vista probabilmente delle statistiche, anche un incremento delle statistiche dei soggetti ovviamente in quarantena. Regione Basilicata, ordinanza 8 marzo 2020, casualmente allo stesso numero, la numero 3, identica, quindi probabilmente nell'accordo di stanotte governo-regioni è stato proposto una bozza di testo che giustamente in questi casi è copia e incollato e prevede su per giù le stesse disposizioni, quindi chiunque provenga da queste zone e vada in Basilicata è tenuto a comunicare al medico, osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario. Di là abbiamo visto era quarantena obbligatoria, qui è isolamento fiduciario, per 14 giorni, evitare contatti sociali, osservare il divieto di spostamenti, rimanere raggiungibile in caso di comparsa di sintomi, aggiornare e ovviamente il controllo da parte delle autorità. Stessa cosa, Regione Puglia, se non sbaglio è la regione più, diciamo, più popolosa. Stesso provvedimento, stesso contenuto e stesse caratteristiche, per cui andiamo direttamente al dispositivo, comunicare, osservare la permanenza con isolamento fiduciario, eccetera, eccetera. E a cascata, immagino, ora io al momento mi sono fermato a questi tre semplicemente per fare un aggiornamento, quindi immagino che a cascata ormai arriveranno le ordinanze degli altri presidenti, di regione. E questo potrebbe significare appunto un ulteriore incremento appunto delle misure fiduciarie o di quarantena obbligatoria a carico di cittadini, di concittadini italiani. Non esprimo giudizio ovviamente su quello che hanno fatto, sarebbe ipocrita da parte mia giudicare, ognuno ovviamente la propria sensibilità, la paura induce anche a comportamenti che possono apparire socialmente pericolosi, però non bisogna forse mettersi nei panni delle singole persone, non me la sento in questo momento di giudicare le azioni individuali delle singole persone. Quindi sinteticamente, perché al momento non ho altre informazioni, gli unici aggiornamenti sono edizione straordinaria della Gazzetta pubblicata in versione cartaceo, in versione elettronico, gazzettaufficiale.it è già online, adesso ve la mostro dove si trova. Ok, questo è il sito della Gazzetta, è un'edizione straordinaria, quindi contiene solo il DPCM. L'altra cosa, l'ho detta anche nella diretta scorsa, trovate una sezione speciale dedicata al coronavirus, adesso era qui nelle notizie principali, guardiamo un po' se riesco a trovarla, nelle aree tematiche, eccolo qui, accedi alle aree tematiche e questo serve per rimanere ovviamente aggiornati sulle novità. Eccolo qua, coronavirus, raccolta, eventualmente questo è il link diretto, dettaglio area slash 12, sono tutti provvedimenti già riguardanti il Covid-19, quindi la Gazzetta sta facendo un lavoro immenso, anche appunto pubblicando molto spesso questi provvedimenti di domenica, è già 3 settimane che abbiamo questi provvedimenti. E quindi ve lo segnalo. Colgo l'occasione per affrontare alcuni temi, già che siamo qui e poi chiudere e lasciarvi alle vostre valutazioni. Ci sono ovviamente decisioni da prendere nell'immediato, immediato oggi, fondamentalmente domani, che riguardano gli enti locali. Io mi occupo e mi preoccupo soprattutto delle amministrazioni locali. La lettera B dell'articolo 2, quindi fuori dai territori, diciamo, della zona a rischio, non chiamiamoli zona rossa, fa
fuori dai territori della zona a rischio. Perché non zona rossa? Perché non esiste una cintura di chiusura come è stato per le zone rosse all'inizio, come ha spiegato benissimo il Presidente del Consiglio, quindi non mi voglio nemmeno sostituire. Non c'è una cintura che impedisca gli spostamenti. Gli spostamenti sono possibili, ma devono essere comprovati, quindi si deve poter dimostrare il motivo di spostamento. Arrivano già le prime richieste, ma se io transito dall'autostrada in quei territori è uguale, diciamo, è l'ingresso e l'uscita da quei territori che deve avere una giustificazione da poter dimostrare. I primi che mi hanno fatto qualche domanda sono stati: ma se io devo lavorare, è una giustificazione sufficiente? Dipende dal tipo di lavoro, a mio avviso. Ovviamente non voglio sostituirmi ad altri, però quello che mi sono sentito di dire è: se sei un lavoratore dipendente e non sei messo in ferie, vi ricordo che il decreto invita i datori di lavoro a concedere i permessi e le ferie in questo periodo, quindi non sei in ferie, non sei in malattia e sei al lavoro, tu hai l'obbligo giuridico di prestare lavoro, altrimenti la tua assenza è ingiustificata, potresti rischiare il licenziamento. Quindi certamente che in questo caso è un'esigenza straordinaria legata al lavoro. Viceversa, se tu sei un libero professionista e hai un impegno di lavoro che è prorogabile, è rimandabile perché devi fare un intervento che non è imprescindibile in questo momento, ovviamente potresti non avere queste giustificazioni per trovarti all'interno della zona ad alto rischio o uscendo dalla zona ad alto rischio. Quindi è fondamentale, come ha detto il Presidente del Consiglio in risposta, ad un quesito che gli è stato fatto nella conferenza stampa, ma come verrà garantita l'osservanza di queste disposizioni? Attraverso le forze dell'ordine. Quindi è da pensare che ci saranno, auspicare che ci saranno dei posti di blocco, delle iniziative e quant'altro. Mi viene richiesto concedere ferie o obbligare a stare in ferie. Ecco, questo è un tema da sempre dibattuto nelle amministrazioni. Sappiamo che le ferie sono un diritto, ma sono anche un dovere, sia nel privato che nel pubblico. Per cui stamani già lo commentavo, dicevo, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia un dipendente che ha delle ferie arretrate per le quali può concederle anche senza l'accordo del dipendente, il caso classico sono le ferie, normalmente si prendono ad agosto quando l'azienda chiude, o ferie arretrate dell'anno precedente nella pubblica amministrazione che il dipendente è tenuto a smaltire entro il mese di aprile, in questi casi sarebbe opportuno valutare anche l'assegnazione in ferie, diciamo, obbligata da parte del personale. Poi si sta discutendo, ma anche qui ora non vorrei essere io che svelo i contenuti, ma insomma è oggetto di discussione la previsione di aspettative straordinarie, di diciamo strumenti in deroga alla contrattazione collettiva per consentire a una riduzione dello stipendio, aspettative per in occasione di questi circostanze, soprattutto per chi ha figli piccoli, figli che non vanno a scuola. Nell'ipotesi in cui si possa ipotizzare una chiusura delle scuole più prolungata di quella del 15 marzo, è ovvio che, diciamo, sono necessarie misure straordinarie. Però, diciamo, viviamo giorno per giorno, tanto vediamo che addirittura ho dovuto fare due dirette soltanto oggi, quindi è inutile fare pronostici per il futuro. Oggi abbiamo di certo un DPCM e abbiamo di certo le ordinanze regionali, cosa che io stamattina non mi aspettavo perché non avevo visto la polemica appunto sulle queste forti uscite dalle zone a rischio, che tentano di tamponare questo meccanismo. Allora, tornando al nostro tema, dicevo, attenzione a questa dizione: sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, quindi probabilmente dovremo rivedere a distanza di 24 ore quella che è, diciamo, il contenuto del DPCM relativo a mercati, fiere, iniziative di qualsiasi natura, commerciali, non commerciali,
su questo anche nei giorni scorsi c'è stata polemica, probabilmente oggi la polemica è superata. Pub, scuole da ballo e esercizi assimilati. Uno dei problemi che si riscontra è dove vado a trovare l'elenco di queste attività. Quindi invito alle amministrazioni locali, per chi è in servizio oggi o domattina presto, a inviare la richiesta di estrazione dei dati, ad esempio, dalla Camera di Commercio. Molti comuni non hanno un database aggiornato delle attività in esercizio, perché magari hanno le attività di quando hanno rilasciato le licenze e le autorizzazioni negli ultimi 2 anni, 3 anni, 5 anni, ma non quelle più vecchie. Questa invece la banca dati del registro imprese delle Camere di Commercio ce l'ha, quindi un invito anche ai colleghi delle Camere di Commercio che mi sentono, se domani mattina possono fare un'estrazione non sarebbe male. Adesso devo andare per motivi di servizio, quindi vi saluto e chiudo qui. Arrivederci. Pronto?